Allora, voglio condividere un pensiero, diciamo, una mia idea sul ruolo delle città metropolitane nella rinascita economica post-Covid dell'economia italiana. In modo particolare sono molto convinto del fatto che la crescita economica post-Covid avverrà sostanzialmente nelle città metropolitane, grazie alle città metropolitane, e che sostanzialmente anche i fondi del recovery verranno, diciamo, utilizzati nell'ambito delle città metropolitane. E sono convinto di questo perché le città metropolitane italiane, diciamo, occupano circa 20, diciamo, nelle città metropolitane italiane vivono circa 21 milioni di abitanti, le città metropolitane italiane sono 14, chiaramente la più popolosa è Roma capitale, però sostanzialmente, diciamo, quello che è assolutamente necessario considerare è che le città metropolitane sono, diciamo, la struttura portante dell'economia italiana. In sostanza, tutto quello che accade di rilevante nell'economia italiana avviene nelle città metropolitane. Quindi, diciamo quali sono: Roma capitale, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Cagliari. Allora, dobbiamo dire che queste città metropolitane sono proprio il centro, diciamo, della rinascita economica italiana del post-Covid. Quali sono gli elementi che possono consentire, diciamo, alle città metropolitane di essere centrali? Innanzitutto la popolazione, abbiamo detto 21 milioni di italiani vivono nelle città metropolitane, quindi un terzo della popolazione italiana vive nelle città metropolitane. E molto probabilmente, possiamo dire, è la popolazione più attiva, che probabilmente ha più capitale umano, dove ci sono anche più risorse finanziarie, dove c'è anche più tecnologia, c'è più capitale sociale, c'è anche maggiore capitale imprenditoriale. Insomma, ci sono tutti gli elementi che potrebbero appunto far intendere l'utilizzo delle città metropolitane come un driver della rinascita economica italiana nel post-Covid, perché ricordiamo che l'economia italiana ha un enorme problema. L'economia italiana è stata la settima economia, quando c'era il governo di Craxi, si diceva che l'economia italiana è la settima economia del mondo, settima potenza del mondo. Ora non è più così. Non soltanto l'economia italiana non è più una potenza, non lo è assolutamente per niente, non c'è nulla di potente, diciamo, dell'economia italiana. E sicuramente non è più neanche un'economia, diciamo, così tanto rilevante, perché ci sono nuove economie che, diciamo, acquisiscono sempre più valore. Queste sono, per esempio, diciamo, il Canada, l'Australia, la Corea del Sud ed anche diciamo l'India. Sono economie che in termini di prodotto interno lordo assoluto e non pro capite ci stanno superando, però molti paesi ci supereranno anche in termini di prodotto interno lordo, sostanzialmente anche pro capite. Quindi con questo cosa voglio dire? Che sostanzialmente l'economia italiana deve trovare un modo per velocizzare la crescita economica. Ho visto che non si può, perché non si può, diciamo, fare in modo che la crescita economica sia uniforme in Italia, questo non succede, per quanto sia idealmente, diciamo, molto, diciamo, veramente sarebbe un sogno se l'economia italiana crescesse in un modo uniforme, ma non è così e non è mai successo e non succederà. Non succederà che le regioni italiane cresceranno tutte allo stesso modo, che tutte le aree geografiche cresceranno allo stesso modo. Questo non succederà. Quello che succederà è che ci sarà una crescita differenziata. E che questa crescita differenziata sarà sostanzialmente basata, diciamo, sulle caratteristiche proprio delle città metropolitane e diciamo di quelle che sono le caratteristiche dei territori. Quindi, visto che comunque sia l'idea di una crescita uniforme non può verificarsi, non può realizzarsi, perché non si è mai verificato, non c'è mai stata, tanto vale sfruttare l'eterogeneità presente nell'interno dell'economia italiana e andare a puntare su quelle aree che delle chance di sviluppo le hanno veramente. E queste aree sono le città metropolitane. Solo le città metropolitane possono trainare la crescita economica italiana.
Lo ripetiamo, hanno il capitale necessario, che non è soltanto un capitale finanziario. Qui ci riferiamo anche al capitale tecnologico, al capitale umano, al capitale relazionale, al capitale sociale, alle istituzioni e anche con riferimento all'internazionalizzazione. Le città metropolitane hanno i porti, gli aeroporti, le strutture retroportuali, retroportuali, hanno i servizi e i trasporti, hanno tutti gli elementi che possono consentire una crescita economica sostenuta. E allora è chiaro che se le città metropolitane si attiveranno e se si creerà anche, possiamo dirlo, una competizione tra le città metropolitane, esse saranno in grado di farsi carico delle aree regionali, almeno in parte, e potranno, diciamo, anche orientare il sistema economico ad una crescita di più lungo periodo. Non ci potrà essere innovazione se non nelle aree metropolitane. Quando si dice che l'economia del futuro deve essere un'economia tecnologica, è chiaro che dove avverrà questa tecnologia? Quali sono i territori nei quali questa tecnologia verrà sviluppata? Certamente le città metropolitane, così come anche con riferimento alla dimensione, diciamo, alla dimensione del green. Dove avverrà il green? Nelle città metropolitane. I progetti dell'Unione Europea sono più facili nelle città metropolitane. Questo non vuol dire che i 40 milioni di italiani che abitano in altre parti non devono essere abbandonati a se stessi e non devono vivere forme di innovazione, di tecnologia e così via. Lo vivranno comunque, cioè ci saranno comunque queste attività, però il traino saranno le città metropolitane. Quindi la mia proposta è quella di creare un'istituzione che si occupi del coordinamento delle città metropolitane, così come esiste per esempio la conferenza Stato-Regioni o esistono, diciamo, delle istituzioni che consentono alle regioni di coordinarsi tra di loro e poi, diciamo, di orientarsi nei confronti dello Stato. Lo stesso servirebbe per le città metropolitane per le motivazioni che abbiamo detto, anche perché molto probabilmente le città metropolitane avranno, oltre ai fondi della recovery, è probabile che ci saranno dei fondi europei specifici per le città metropolitane. Quando si parla di smart city, se ci sono dei bandi europei per le smart city, dove vengono questi bandi? Dove verranno impiegate queste risorse? Verranno impiegate nelle città metropolitane. Quindi il coordinamento a livello centrale tra le città metropolitane è molto rilevante, sia perché parliamo di 21 milioni di abitanti, sia perché questi 21 milioni di abitanti hanno una chance, hanno la possibilità di diventare, diciamo, una sorta di eccellenza dell'economia italiana, diventare, diciamo, di trainare l'economia italiana, di farsi carico anche di quei territori dove magari quel capitale umano non c'è, quelle risorse tecnologiche non ci sono, quei capitali finanziari non ci sono, il capitale sociale è scarso, le istituzioni non funzionano. Le città metropolitane possono farsi carico di questo e dovrebbero farlo. Perché è questo il senso, diciamo, di una città metropolitana, che non è soltanto rivolta al proprio territorio specifico di riferimento, è quello anche di farsi carico del restante territorio, cioè della popolazione che vive nelle aree che sono in prossimità delle città metropolitane o comunque che sono vicine. Questo perché, diciamo, questo è stato studiato, se facciamo dei riferimenti, Paul Krugman, per esempio, l'idea dei sistemi centro-periferia, crescita economica centripeta, crescita economica centrifuga, in questo caso avremo una crescita economica centrifuga, però ci sono sempre queste dimensioni di osmosi, potremmo dire, tra i centri e le periferie. E se le città metropolitane venissero attivate con delle politiche specifiche, ripetiamo, delle istituzioni, quando si attivano le città metropolitane, visto che nelle città metropolitane, diciamo, abitano probabilmente i professionisti, operano i professionisti migliori, ci sono le aziende migliori, ci sono le istituzioni migliori, probabilmente anche i politici sono più bravi, ci sono tutto un insieme di elementi che possono veramente far scaturire una crescita economica molto rilevante da parte dell'impresa, quindi, e del sistema economico in senso ampio. Quindi perché non attivare, diciamo, questo tipo di istituzioni che sarebbero appunto, diciamo, in grado di promozionare un'ulteriore crescita economica? Inoltre,
dobbiamo dire anche un'altra cosa, che il coordinamento tra le città metropolitane potrebbe essere un elemento di riduzione delle diseguaglianze nord-sud, anche se limitato alle città metropolitane. Per esempio, noi vediamo che le città metropolitane abbiamo Palermo, Catania, Bari, Napoli, c'è Messina, c'è Reggio Calabria, c'è Cagliari, se li mettiamo insieme, insomma, sono diversi milioni di abitanti, fanno quasi 7, 8, 9 milioni di abitanti. Si tratterebbe di 8, 9 milioni di meridionali che potrebbero probabilmente accedere, diciamo, ad uno standard di vita più elevato, a delle ulteriori possibilità, e facendosi carico anche in questo modo anche delle restanti delle aree più rurali, di quelle che possiamo definire aree rurali o di aree meno o di aree più decentrate. Questo è un piano, diciamo, che dovrebbe essere realizzato, perché lo Stato, diciamo, dovrebbe intervenire con una forma di strumenti di coordinamento delle città metropolitane per garantire che, diciamo, le migliori risorse italiane, che sicuramente sono le città metropolitane, possano, diciamo, in un qualche modo essere al servizio dello Stato in senso ampio. Quindi fare il bene pubblico, servire il bene pubblico, perché in assenza di coordinamento che cosa accadrà? Che ci sarà una discrepanza, che ci sarà un divario. È chiaro che ci sono comunque città metropolitane che hanno più capabilities di altre, hanno più capacità di altre, quindi probabilmente avranno anche maggiore capacità di fare attività economiche, di riprendersi dalla crescita. Nella crescita, per esempio, Milano sicuramente è una città metropolitana che ha un numero di aziende, ha la borsa, hanno tanti strumenti per poter crescere. Lo stesso Roma può contare sulle istituzioni, però ci serve un coordinamento per fare in modo che ci siano degli elementi, come dire, standardizzati nelle città metropolitane, e anche per seguire i processi delle smart cities. Quindi smart cities, tecnologie, green, perché il rapporto in realtà tra le città metropolitane e i territori che sono rurali o che sono di campagna o che sono decentralizzati è molto rilevante per la crescita economica. Se le città funzionano meglio, se le città metropolitane funzionano meglio, probabilmente ci sono anche dei risultati positivi anche in termini di feedback o di quello che è, adesso cito Hirschman, backward effect, cioè l'effetto, diciamo, a ritroso che si viene a determinare su determinate sulle aree che sono appunto circostanti. In questo senso, quindi, dobbiamo dire, è una richiesta, diciamo, una proposta, quella di creare un coordinamento tra le città metropolitane, sia per la spesa dei fondi del recovery. Noi, se andassimo a verificare, possiamo dirlo oggi per il futuro, se un domani andremo a verificare dove sono stati spesi i fondi del recovery, vedremo che questi fondi sono stati spesi nelle città metropolitane, ovviamente. Quindi, visto che è così e sarà sicuramente così, tanto vale, diciamo, organizzare le città metropolitane come un'istituzione dello Stato, con strumenti di organizzazione, con strumenti di controllo, con strumenti di coordinamento, con strumenti metrici di accountability, e fare in modo che, diciamo, questa istituzione, che oggettivamente ha probabilmente nel novero delle istituzioni italiane la città metropolitana è quella che ha più chance di successo, di avere un impatto sulla popolazione, di portare l'Italia all'estero, di portare gli stranieri in Italia, di fare in modo che l'economia italiana sia più innovativa, più verde, più smart. Le città metropolitane potrebbero fare veramente questa attività, cosa che non è accaduta alle province, cosa che le regioni non hanno saputo fare, non hanno potuto fare, cosa che i comuni non possono fare, perché i comuni, sappiamo bene che i comuni purtroppo sono diciamo, gravati da un insieme di debiti, di strutture di bilancio che sono veramente al limite della sopportazione, della sopportabilità. E lo stesso accade per le regioni. Le regioni non riescono ad essere uno strumento, un volano, diciamo, cosiddetto volano dell'economia. Non riescono ad essere, perché la spesa sanitaria grava sul bilancio della regione in un modo tale da impedire qualunque cosa. Le regioni non fanno nulla se non spendere per la sanità, e anche qui ci vorrebbe, diciamo, probabilmente bisognerebbe
cambiare questo modello, perché non è giusto che le regioni siano esclusivamente legate alla sanità. Evidentemente non riescono a farsi carico della questione della sanità e non riescono molto spesso a fare in modo che i cittadini abbiano questo diritto alla salute. Quindi anche in questo caso probabilmente ci sarebbe bisogno di fare delle modificazioni, però comunque sia le città metropolitane questi problemi per adesso non ce li hanno. Le città metropolitane sono più libere, hanno dei bilanci più attivi, possono, diciamo, ricepire risorse finanziarie, probabilmente li spenderebbero anche meglio e più velocemente, potrebbero coinvolgere meglio la popolazione, le imprese, le istituzioni, il capitale sociale, il capitale umano, per fare in modo che l'economia italiana, almeno con riferimento a questi 21 milioni di abitanti, parliamo del 36%, diciamo, della popolazione italiana, per fare in modo appunto che questo 36% della popolazione italiana possa dare un contributo alla crescita economica, e se venisse attivata questa dimensione l'economia italiana potrebbe veramente crescere tanto, perché le città metropolitane hanno delle chiavi, diciamo, di molti accessi alla produttività, all'innovazione, alla tecnologia, possono creare reti, perché hanno la popolazione e la capacità di poter agire, di poter mobilitare un capitale umano, un capitale tecnologico, un capitale finanziario, che potrebbe veramente consentire all'Italia di, non dico di tornare ad essere una potenza, perché questo non accadrà, però l'Italia potrebbe avere ancora un ruolo economico importante nelle sfide che ci sono, che sono quelle della tecnologia, del green. Se ci fosse questa attivazione delle città metropolitane, e probabilmente questa alla lunga potrebbe anche portare ad una crescita anche del reddito pro capite, e probabilmente un maggiore riconoscimento anche a livello internazionale.